Ok, in questa parte del video il doratore prende le foglie di oro, e le stende sulla superficie della cornice, cercando di adattare il più possibile la lamina, ovvero la foglia, al profilo della cornice, in modo appunto da che non si rompa la foglia, altrimenti la foglia si può rompere facilmente, sgualcire, e l'effetto finale non è più tanto bello. Vedete come il doratore cerca di accompagnare la foglia proprio lungo tutto il profilo della cornice. Si stende un po' col soffio e poi con le due dita più grosse, gli indici, cerca di stenderlo senza romperlo, sgualcendolo il meno possibile.